Ciao a tutti ragazzi, questo è Pancast Reaction, il format dove guardiamo e commentiamo i vostri video. Se anche tu hai un video da consigliarmi, scrivilo qua sotto nei commenti. Partiamo! Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un altro video di Pancast Reaction. L'altro giorno mi hanno scritto i ragazzi dei Vertical Drop e nel messaggio mi hanno chiesto se ci fosse stata la possibilità di recensire, di reagire a un loro video. E io ho scritto: ragazzi, non vi preoccupate, ragazzi dei Vertical Drop, non vi preoccupate, perché io ero già precedentemente andato sulle pagine di pancadeca.it, un altro dei giornali online che sfoglio tutti i giorni per vedere dei contenuti che posso portarvi qua sul mio canale, e avevo già visto che era uscito un vostro video di Next Level, quindi siete già nella mia wish list del canale, quindi non vi preoccupate perché presto finirete anche voi tra le mie grinfie. E in effetti ho proprio pensato di recensirvi, di reagire a video di Vertical Drop, dei Vertical Drop di Next Level. Ma chi sono questi Vertical Drop? I Vertical Drop sono una band di Milano, vedete qua, Italian Skate Punks Vertical Drop, Corbin by Surprise with their debut album Dying Wish, quindi questo è il loro debut album. The band sounds remind me a lot of Satanic Surfers Adhesive Cigar, quindi le coordinate sono questo skate punks, skate core alla Static Surfer, Adhesive e compagnia bella, but with some trash metalish stuff thrown in the mix. Ok, quindi in teoria nel mix dovremmo aspettarci qualche cosa, qualche suono un po' trash metalish, quindi che richiami un po' il trash metal. In other words, ok, la copertina, infatti, appena l'ho visto ho detto: cazzo, ma questa copertina è sicuramente del mio amico Marco Divertimenti. Infatti sono andato a vedere sul suo Instagram e ho proprio visto che la copertina dei Vertical Drop l'ha fatta Marco Divertimenti. Se non lo conoscete, andate a beccarvelo su Instagram perché fa delle robe fighe. Il suo stile è questo, un po' cartunesco, diciamo, quindi può piacere o meno, però è indubbiamente molto bravo in ciò che fa, quindi andate a beccarvelo. Noi invece adesso ci vediamo il video di Next Level, official video di Vertical Drop. Ok, partiamo subito bene perché mi ricorda le mie vallate, anche se non so quando l'abbiano fatto, perché quest'anno qua neve non ce n'è stata, magari da loro sì. Dov'è che l'hanno girato loro? C'è scritto qua? Mostra alto, non c'è scritto un cazzo. Bravi. Ah ok, doppia location, quindi piste da sci e dietro un muro pitturato. Sirio. Ok. Partiamo bene, strung out in pieno. Questo pezzo qua è... cioè, sentite se sta nota, sto riff di chitarra non è uguale all'inizio di Velvet Alley. Se non vi viene da cantare su... è uguale, dai. Ok, una bella fiscia iata sui sullo snowboard, dai, classico. Ah, anche una e-bike, se non sbaglio. Comunque una bici. Ok, quindi qua c'è un gorilla che insegue il ragazzo. Ok, partiamo subito a bomba così, quindi... beh, inglese ovviamente, ma immaginavo.
skate core super classico. Il mix mi piace, figo, bello potente. Forse la voce l'avrei messa un po' più indietro, però, ragazzi, un po' troppo avanti per i miei gusti. Sì, questi riffettini qui mi ricordano forse più roba alla Strangout, quello skatecore, quell'hardcore melodico un po' più tecnico rispetto forse agli Adesi, voi Satanic Surfer. Io dico Strangout, ragazzi. Anche questo riff, questo bridge è proprio Strangout a manetta. Proprio un malandrino questo ragazzo vestito da gorilla, che adesso fa anche il dito medio. Cosa sta facendo? Sta pisciando il tizio. E il gorilla gli fotte la bici. Sì, l'ha proprio fottuta. Una bella facciata di in mezzo alla neve, ci sta sempre bene. Ok, qua rallentiamo. Abbiamo anche il pezzo cantato dal chitarrista. Ma tra l'altro sto ragazzo qua assomiglia anche a Nicola Sarcevic, comunque vagamente. Sì, meglio quando spingete un po' di più, però. Il ritorno non mi convince tantissimo, se devo essere sincero. Però cioè, mi convince di più la strofa del pezzo che non il ritornello. Ah, alla fine vedete, era un loro amico, era il cantante dei Disturbed, che ci assomiglia un po', eh. Ok, i ragazzi fanno una bella birra e finisce tutto a tarallucci e birra. Finito qua il video dei Vertical Drop Next Level Official. Allora, pezzo figo, molto Strangout a mio parere, quei rimandi trash metal che diceva il tipo di Dying Wish, li ho sentiti nel riffing delle chitarre che ricorda un po' quelle cose strangoutiane. Molto bene la strofa, non mi è piaciuto tanto il ritornello e, se devo essere sinceri, la voce non mi convince tantissimissimo. Secondo me si potrebbe lavorare di più su quell'aspetto. Si potrebbe magari pensare di trovare
o delle linee diverse o magari un cantante che sgravi un po' il bassista dal fatto di dover anche cantare. Però, boh, mie opinioni, ragazzi, poi voi andate pure avanti per la vostra strada che state facendo bene. E video figo, video ricorda molto video di Move Your Car dei Millencolin, no? Quindi video un po' divertente sulla neve con scherzi e robe varie, girato bene con fisheye e tutto, no? Video figo. E andrò a sentirmi il disco che non ho ancora sentito. Questo era l'unico pezzo che ho sentito per adesso dei Ragazzi dei Vertical Drop. Voi anche andate a sentirvelo, per cui vi lascio qua sotto in descrizione i link per andare a beccarvi Vertical Drop. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, scrivetemi delle band che voi volete che io reagisca e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!